questo è importante, un punto importante, perché ho sentito molte voci, insomma, rispetto alla possibilità addirittura che io non faccia più il sindaco. Io voglio invece specificare che è la legge Delrio che impone che sia un sindaco a diventare presidente della provincia. È la prima volta, quindi diciamo è una novità per tutti, però è un obbligo previsto, quindi non è una scelta personale, che va nella direzione di rivestire un altro ruolo e di abbandonare quello attuale, assolutamente. In primis perché, come sindaco sono stata scelta dai cittadini e quindi per me ha un valore prioritario sulle elezioni di secondo livello. Due, perché ho promesso di impegnarmi questi 5 anni al meglio e non avrei mai lasciato per nessun altro incarico. Due, ho pensato però che fosse necessario mettersi a servizio, questo mi è stato chiesto, per riunire tutti coloro che volevano un cambiamento in provincia, perché un cambiamento nella provincia può essere una grande opportunità per tutti noi, anche naturalmente per il nostro territorio. Quindi metterò in atto quello che la riforma del Rio ha previsto. Cioè, quello che una persona debba essere in grado di amministrare sia un comune sia una realtà provinciale. Il problema sarà mio perché naturalmente il carico di lavoro raddoppia, è tutto molto più complesso, ma lo era comunque anche prima. Cercherò di massimizzare il tempo della giornata a disposizione. Le giornate sono molto lunghe e molto faticose, però l'approccio sarà lo stesso, come sto cercando di amministrare partendo dalle priorità della sicurezza. Montevarchi farò con la provincia ed è un continuo avanti e indietro tra il comune e la provincia di Arezzo. Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, in particolare i civici che in maniera compatta ci hanno sostenuto in tutto il Val d'Arno, ma come in Casentino, come in Val Tiberina, ovvero come in Val di Chiana, abbiamo avuto un riscontro da parte di tanti consiglieri, tanti sindaci. Che hanno avuto fiducia in noi e in un obiettivo che ritenevano a questo giro alla portata e importante da raggiungere. Il primo compito è far capire che intanto le funzioni che sono rimaste, sono funzioni fondamentali perché riguardano la sicurezza sulle strade e sulle scuole, quindi priorità per i nostri territori, e noi avremo il dovere di fare quello che non è stato fatto in questi anni, dal Presidente della Provincia, quello di presentare dal Governo un'attenzione ad un ente che è fondamentale per i comuni e che quindi subito si provveda a dare le risorse necessarie insieme al personale per intanto gestire al meglio le deleghe rimaste.